tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Azzannato dal cane di famiglia grave, un bimbo di 4 anni trasportato al Salesi di Ancona. In fiamme una tettoia in legno di una casa nobiliare di Pesaro, a fuoco anche un contatore dell'Ener nel quartiere di Gimarra. Allarme bomba all'Ikea di Ancona, il negozio subito evacuato, ma nel pacco c'erano solo rifiuti speciali. Chiesa di Rosciano gremita per l'ultimo saluto a Gaetano Giraldi, storico ragioniere del comune di Fano. Trattiene i soldi della tassa di soggiorno e non li versa al comune per 5 anni, albergatore denunciato a Senigallia. Cantiere chiuso e area asfaltata nel piazzale Amendola a Fano, da martedì disponibili 40 parcheggi tra auto e moto. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Stava passeggiando con il papà quando il loro cane, un Labrador, l'ha azzannato al volto. È grave, un bambino di 4 anni soccorso questa mattina intorno alle 10.30 nella zona industriale di Montecchio nel comune di Vallefoglia. A staccare l'animale dal piccolo è stato il padre che teneva il cane al guinzaglio. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il bambino all'ospedale materno infantile Salese di Ancona. In codice rosso. La polizia locale sta conducendo accertamenti sull'episodio. Paura questa mattina a Nuvilara di Pesaro, dove ha preso fuoco la tettoia in legno di un'abitazione. Vigili del fuoco in azione anche a Gimarra di Fano. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Rindella, Gimarra di Fano, nei pressi del campo sportivo per un contatore dell'Enel che si è bruciato e autodistrutto, provocando del fumo perfettamente visibile. Il contatore si trovava all'interno di un locale a uso privato. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Nuvilara, dove questa volta ad incendiarsi è stata una tettoia in legno con pannelli fotovoltaici adiacenti a un'abitazione privata ubicata lungo la strada per Nuvilara, vicino alla casa di cura Galantara. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso gli accertamenti, nessun ferito coinvolto. E i finanzieri di Senigallia hanno sequestrato 40.000 euro relativi alle imposte di soggiorno per le stagioni estive dal 2013 al 2017 non versati da un gestore alberghiero nelle casse comunali. L'attività è iniziata da una segnalazione del comune di Senigallia e ha riguardato una rinomata struttura ricettiva nelle vicinanze della spiaggia di Velluto che riscuoteva e tratteneva in modo illecito l'imposta giornaliera di soggiorno destinata all'ente pubblico. L'amministratore dell'albergo è stato denunciato per peculato, reato punito con la reclusione da 4 a 10 anni. L'intero importo invece è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Cambiamo argomento. Questa mattina nella chiesa di Rosciano sono stati celebrati i funerali di Gaetano Giraldi, storico ragioniere del comune di Fano. La parrocchia di Santa Maria Rosciano di Fano questa mattina era gremita per l'ultimo saluto a Gaetano Giraldi, il ragioniere scomparso, molto conosciuto in città. Giraldi ha rivestito l'incarico di ragioniere a capo del comune dal 1975 al 2010, anno in cui andò in pensione. È ricordato come un serio professionista, lavoratore che negli anni si è sempre contraddistinto per innumerevoli doti, di cui l'affetto e il ricordo vivo dei colleghi lo testimoniano. Giraldi viene ricordato anche come un uomo stimato dai servizi finanziari, godendo della massima fiducia di tutte le amministrazioni e sindaci, per i quali è stato un punto di riferimento insostituibile. L'ex dirigente è considerato anche come uno dei grandi mostri sacri del comune, insieme all'ingegnere capo urbanistica e lavori pubblici Vittorio Luzzi, fu anche un grande esperto di contabilità pubblica. I funerali celebrati da Don Federico Tocchini con le dovute precauzioni
precauzioni di distanziamento sociale ha ricordato la sua figura. Durante le esequie erano presenti anche il sindaco di Fano e il vicepresidente della regione Marche Minardi, che si sono uniti insieme a tutta l'amministrazione comunale in cordoglio per la scomparsa di Giraldi. L'associazione Pergola Nostra è in lutto per la morte di Aldino Guiducci, 95 anni, socio sin dall'origine dell'associazione di cui è stato presidente per 15 anni. Del suo incarico spiccano innumerevoli iniziative e collaborazioni volte tutte alla valorizzazione della città. Pergola Nostra porge le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli, ai nipoti e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. I funerali di Guiducci si svolgeranno domani, sabato 27 giugno, nella cattedrale. La partenza è prevista alle ore 15:15 dalla casa del commiato Cecchetelli. Al termine del rito funebre, la salma verrà tumulata nel cimitero centrale. Falso allarme bomba all'IKEA di Ancona, dove la vigilanza ha notato un pacco sospetto nei pressi di un pilone nel parcheggio coperto dello store poco prima dell'orario di apertura. La direzione non ha fatto entrare i clienti, ha evacuato il personale e ha dato l'allarme sul posto, che poi tra l'altro è stato transennato. Sono arrivati gli artificieri con il robottino, i carabinieri, i vigili del fuoco con autopompa e carro. Nel pacco un contenitore in cartone rinforzato con nastro adesivo, c'erano delle vecchie batterie d'auto e ciclomotore e poi un trapano probabilmente destinati allo smaltimento in qualche discarica. Chi ha lasciato il pacco, che era lì da qualche giorno secondo alcuni testimoni, avrebbe commesso almeno due reati: abbandono di rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi e procurato allarme. A Lido di Fano invece è terminato il cantiere in piazzale Amendola, l'area è stata asfaltata e da martedì prossimo i parcheggi torneranno disponibili. Piazzale Amendola a Lido di Fano può finalmente dire addio ai lavori per la realizzazione della vasca di contenimento, che avrà il compito di raccogliere l'acqua piovana che ad ogni pioggia incessante allaga il sottopasso e l'intera zona. Questa mattina gli operai hanno asfaltato tutto il perimetro dell'area coinvolta dai lavori. Sono terminati i lavori in piazzale Amendola come previsto da programma. È chiaro, dovevano essere finiti già da due mesi, ma non possiamo dimenticare che nel frattempo c'è stato un lockdown, c'è stata una pandemia che ha bloccato le attività lavorative di tante aziende, tra cui anche questa. Inevitabilmente i lavori sono slittati di alcuni mesi, però nella nuova programmazione i tempi sono stati rispettati e oggi sono finiti in modo definitivo i lavori per la realizzazione della vasca che, ricordo, servirà per contenere l'acqua piovana quando ci sono piogge insistenti. A partire da questo fine settimana l'area sarà di nuovo disponibile per il passaggio e la sosta delle auto, mentre da lunedì mattina la ditta completerà l'intera segnaletica orizzontale con la realizzazione di ben 40 parcheggi tra posti auto e moto e, come sottolinea l'amministrazione comunale, saranno completamente gratuiti per tutto l'arco della stagione estiva. Ma per vedere in funzione l'intera opera dovremmo aspettare ancora qualche mese. Non entrerà ancora in funzione perché i lavori nel suo insieme non sono terminati. Questo lo diciamo, onde evitare anche inutili polemiche. Quindi a fine estate riprenderanno i lavori per l'installazione delle centraline che metteranno in funzione tutti gli impianti, le pompe per il trasferimento delle acque. Quindi, per quest'estate, se ci saranno ancora delle piogge, inevitabilmente il problema rimane. Al termine del centralini, quindi dopo settembre, quindi penso fine ottobre, entrerà tutto in funzione e a Lido in modo definitivo sarà risolto il problema. È chiaro, ci sono stati dei prolungamenti, ma questo sono andati al di là delle nostre volontà, però ricordo che dopo tantissimi anni, al di là delle chiacchiere, pur con qualche ritardo, è un'altra opera che verrà realizzata per migliorare la qualità della vita ed evitare disservizi che si creano dopo ogni pioggia insistente. Ed ora torniamo a parlare del declassamento delle aree edificabili in aree verdi, perché il Movimento 5 Stelle di Fano critica l'eventuale proposta di un secondo bando che permetterebbe di fatto di annullare l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo. Sentiamo.
Prima il bando che consente di declassare le aree edificabili in terreni agricoli, poi il trappolone, così lo hanno definito i 5 Stelle di Fano, che criticano l'amministrazione comunale e in particolare l'assessore Cristian Fanesi. I consiglieri Mazzanti, Ruggeri e Panaroni mettono sotto i riflettori un secondo bando che permetterebbe ai proprietari di aree agricole di chiederne la trasformazione in edificabili. L'importante, dicono i pentastellati, è che per Fanesi alla fine della fiera il saldo sia zero e quindi altro che riduzione del consumo di suolo. Innanzitutto in questo bando ci si è dimenticati di tutti gli altri proprietari che continuano a pagare l'IMU, per esempio coloro che possiedono terreni con destinazione verde sportivo. Ma la vera trappola dov'è? È che imprudentemente il vice sindaco Fanesi ha proposto un secondo bando alla rovescia, cioè consentire ai proprietari di terreni agricoli di trasformarli in edificabili. Ovviamente questa è una sconfessione totale dell'intenzione sbandierata dalla Giunta di ridurre finalmente il consumo di suolo ed è forse il sintomo del gattopardismo. Tutto cambi perché nulla alla fine cambi. I tre consiglieri presenteranno un'interrogazione per capire se davvero l'amministrazione abbia l'intenzione di dare seguito alle dichiarazioni del vice sindaco. Il nostro sospetto è che raggranellando tutta questa edificabilità la Giunta voglia portare a compimento un'operazione che ha in mente da tanto, cioè quella di realizzare un nuovo centro commerciale a Centinarola, che sicuramente sarebbe il colpo di grazia per il piccolo commercio di vicinato e anche per i commercianti del centro che sono già in questo momento in forte difficoltà. Operazione che attualmente è resa impraticabile da una legge regionale che appunto non la consente finché non si compiono questi declassamenti di terreni edificabili. Che cosa propone il Movimento 5 Stelle? Dunque, in una città con 7.400 alloggi vuoti, noi crediamo che la priorità debba essere costruire sul costruito, quindi puntare sicuramente sulla riqualificazione energetica degli edifici, sull'efficientamento, e questa può sicuramente essere una chiave per un volano, per uno sviluppo economico in chiave green della nostra città e del nostro territorio, per ripartire soprattutto in mezzo alle difficoltà in cui ci ha messo l'emergenza sanitaria da coronavirus. Mascherine obbligatorie nei luoghi della Movida anche in questo fine settimana e per tutti i weekend del mese di luglio. Si dovrà indossare la mascherina in alcune zone di Pesaro che vedete in questo momento in sovrimpressione. Tra queste rientrano Baia Flaminia, Piazzale della Libertà, Viale Trieste, Lato Nord, Piazzale Aldo Moro, Via Cavour e Via Cecchi. Ancora la strada tra i due porti. L'obbligo sarà valido a partire dalle 18 alle 6 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica. Via libera alla mozione del vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, che impegna la Giunta a sostenere l'introduzione nelle scuole superiori dell'insegnamento della materia prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro. È di fondamentale importanza, commenta Minardi, radicare una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro a partire dai primi anni di scuola. È lì che deve iniziare la formazione di ragazzi e ragazze, prosegue il vicepresidente, per riuscire a valutare le situazioni di rischio. Nonostante ci sia una legge specifica, in Italia il fenomeno continua a registrare dati allarmanti. Nelle Marche, secondo il rapporto INAIL, nel periodo gennaio-ottobre 2019 le denunce di infortunio sono state circa 15.800, più l'1,23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I mortali invece sono stati 26, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2018. L'incidenza è più alta nel settore industria e servizi. E il Carnevale di Fano sia riconosciuto come patrimonio UNESCO è la richiesta del consigliere regionale Boris Rapa, che sta portando avanti l'iniziativa insieme al Comune di Fano. Ha il primato di essere il più antico d'Italia, ma anche uno dei più antichi del mondo. Il Carnevale di Fano esisteva già nel 1347, data rinvenuta in un documento che descriveva i festeggiamenti in città. Ancora oggi è uno dei più famosi, rinomati e consolidati nella tradizione locale, nazionale e internazionale. Nulla di meno quindi del Carnevale di Basilea in Svizzera, che figura nel patrimonio immateriale dell'umanità dal 2017. Per questo il consigliere regionale Boris Rapa ha presentato una mozione affinché la regione si faccia promotrice dell'inserimento dell'evento fanese nella lista UNESCO. La proposta è stata condivisa con le associazioni interessate e con il Comune di Fano, che
con il sindaco Seri e l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e tutta la maggioranza assumerà l'iniziativa anche a livello comunale. Si apre un'opportunità molto importante che è quella di candidare il carnevale come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Il carnevale che è una tradizione molto importante del nostro popolo, che è insito in quel saper fare creativo e popolare della nostra città, che fa parte della nostra storia, di tutti i personaggi che in un qualche modo hanno vissuto questi importanti momenti e che ci hanno trasmesso questi importanti insegnamenti. Oggi l'Italia ha soltanto 12 posizioni aperte come patrimonio immateriale dell'UNESCO e questo dà la possibilità di aprirne ancora altre per equilibrare questi patrimoni che insomma in tutto il mondo si diffondono, mentre sono già abbastanza sature le posizioni come patrimonio materiale. Rientrare nella lista UNESCO del patrimonio immateriale garantirebbe una maggiore visibilità, rafforzando la possibilità di ottenere un successo in tempi brevi. Ma l'intenzione è quella di far sì che Fano diventi capofila di un progetto seriale che preveda la partecipazione anche di altri carnevali d'Italia, per far sì che ci possiamo presentare presso il comitato intragovernativo dell'UNESCO con una forza sicuramente maggiore e possiamo presentare quella che è la vera forza del carnevale come tradizione del popolo e così presentare un progetto, un protocollo che porti il carnevale ad essere riconosciuto come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questa mattina Urbino, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, ha inaugurato il tour ciclistico da Raffaello a Genga, pensato per ricordare il 500° anniversario della morte del maestro Urbinate. Il percorso è realizzato interamente per le bici elettriche, al fine di permettere la ripartenza del settore turismo dopo la fase di emergenza legata al coronavirus. Il tour sarà attivo per tutta l'estate tramite prenotazione con partenza da Urbino oppure dalle località che fanno parte del percorso, che comprende anche Isola del Piano, Vallefoglia e Serra di Genga. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo però, prima di salutarvi, che lunedì prossimo torna il programma di Fano TV Primo Cittadino. L'ospite sarà il sindaco di Terre Roveresca, Antonio Sebastianelli. Invece l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali, buona serata a tutti voi. Arrivederci.